Ci sono delle cose tattiche, dolciumi tattici che vi devo far vedere perché... Amici bellini, è tornato Spalletti, dai! Guagliarello, ovviamente, Gabbiadini, ma noi siamo Mertens con Petagna, quindi... Bene! Bene subito! Esatto, Mertens, esatto, Ciro! Guarda come ride, guarda quanto è bello! Non era male, Gulam, non era male! Aggressivo, Bobotta! Buono! Lo sentite Spalletti? Ci sta proprio il microfono addosso! A mano di Petagna! Io dico tutto! Bello, Gulam! Ui! Ah, perché lui non ha il sinistro di Zielinski e allora non ha tirato. Però a me sta cosa che ha mai Toronto in casa non mi sconfinfera. C'è bisogno, per forza, non lo capisco. Bello Demme. Bravo. Avere Gulam. Ma ha ragione Mertens. Gliel'ha toccata, gliel'ha lasciata, ha ragione. No, ha ragione. Mi dispiace. Attenti. Perché si sa. Tanto hanno tirato prima loro. Buono di Lorenzo. Bravo. Ma io Dragusin ci assomigliamo un po'. Ecco. Avere Gulam. Vabbè. Ah. Bravo di Lorenzo sulla palla. Dai Petagnone. Petagnone è abbracciato, però. No? Bravo Babotta. Fatemi rivedere quei due rigori. Abbraccio. Qua niente secondo me. Vabbè. Rigorino. Chapeau. Chapeau. Esatto. Comunque io dico, Petagna si lascia cadere un poco troppo facilmente, però l'abbraccio c'è. Io vorrei che almeno l'arbitro glielo facessero vedere. Magari uno gli dice nello spogliatoio, dice, guarda che hai rischiato, tu difensoraccio, hai rischiato. Quindi statevi attenti. Elif, bisogna vincere sta partita, bisogna giocare, lo sentite a Spalletti? Non so parla troppo, nemmeno Spalletti over sta facendo una telecronaca. Quagliarella, fatti sentire. Buono. Non era male Insigne, bravo. Signori, ma non tiriamo in porta però. Maronna mi. Bravo. Bravo Juan Jesus. Oh maronna mia. Strappo al Linguin. È tosta giocarsi una sostituzione già mo, ne tieni già pochi. Come fai? Babbo, è da Trasipolitano e Massa dall'altra parte, lo sappiamo. Era un po' la formazione che avevo detto. Rachmani! No! Finalmente! Maro Insigne! Mo segnava da infortunato. Questi sono quei gesti, danno nonostante. Ama la maglia. Usaccio, che stai facendo su fatto. Il Napoli! Esci e fai giocare uno fresco! Dai. Perché anche non deve peggiorare, perché ci servi. Dai! Bravo Elmas. Non abbracciare Rachmani. Bravo Demme. Interessante per il sinistro di Gulam. No! Dai ragazzi, sì! Juan Jesus, dai, no, ma per forza non si poteva 0-0 contro questa squadra, non si poteva. Juan, ci piace assai segnare di testa in quella porta, Juan Jesus, anche quando è contro, vabbè, avete capito, insomma. Siamo proprio fortunatissimi. Comunque Petagna si era buttato, quel calcio di punizione non era giusto, quindi non va bene. Bravo Elmas, bravo Bobotka, tira forte, maronna mia, ma no, ma quanto, uè, maronna mia, ha fatto l'Eurogol, l'ha fatto l'Eurogol allora, non voglio sapere niente, Petagnone, in acrobata, caccazze gol. Comunque non era a rigore, eh. Ma fatemi capire, a ogni gol del Napoli dobbiamo fermarci a cercare qualcosa. Bravo Demme. Devi ammonire. Ricordati che il 4 deve essere ammonito. Intelligente Mertens. Bravo Bobotka. Mano. Non capisco perché. I like, dove stanno?
quei like che sono quelli preventivi, quelli di cortesia, quelli che ha segnato. E poi servono pure per propedeutici per la prossima. Forza, lasciate i like. Dai, niente scherzi, niente scherzi. Continuano a beccargli la caviglia proprio di proposito. Bravo Di Lorenzo. Ah, che peccato. È entrato Rincon a picchiare subito. Uè. Vai Petagnone che nell'allungo tu poi ce l'hai in realtà. È bello, bravo. Vai al masso. Bravo Angulam. Stava preparandosi al gol alla Enrique. Alla Enrique. Bravissimo Rachmani. Ah, la maglietta. Petagnone in scioltezza. Dai, fallo. Bravo Mertens. Bella, bella azione, bella azione. Eccolo. C'è! Madonna santa! Bellissima! Bravo Demme. Petagnone a giro. È tosto Elmas, ragazzi, anche fisicamente. Come cresce. Bello. No! Aiuto Mertens, gioca di prima, Mertens. Questo è regolare, Petagna, alzati. Bravo, Rachmani. Vabbè, l'ha preso il gomito in faccia. Bravo, Bobotta. Madonna mia, che bello. Che peccato. Vattene, Napolitano. A Sampdoria. E prima ci hai chiamato Blu Cerchiati. E mo ci hai chiamato Sampdoria. Avere Gulam. Lo spinuccio. Questa non mi è piaciuta. Uè. È successo un fatto, perché stavolta si è fatto male. Mamma mia. E Sciabò il pallone non lo può mai prendere. Va direttamente col gomito. Che cosa voglio? Questa sì però. Questa sì. Mani in faccia qua sì. Bello Petagnone. Bravo Politano. No, ma non è mai fallo. Mai fallo. Madonna mia, no. Bravo Juan Jesus. Altro pallone di merda. Dai. Tiro forte. Bravo. Wow, tira a giro. Bellissimo questo. Lo segni subito tu, Anzeppe. Laia la dovevi dare a Fabian. Stava solissimo. Subito il primo passaggio. Ottimo per Mertens. Tu, Anzeppe. Bravo. Tira una botte e fammi sognare. Madonna mia! Mamma mia! Bravo! Ha fatto il movimento. Bravo Petagno! Non fa niente. Bravo Rachmani! Bravo Petagnone! No, Mertens, ti è scrutato pallone! Bravo Fabian, un po' di qualità, dai! Fino in fondo! Petagno, ma tu devi stare un po' in aria però, eh! Perché se no riempiamo l'aria e... Bravo! Vai Elmas, cacchio! Ammonisci! E andiamo! Non posso gridare perché il padrone di casa è venuto un attimo... Ma non importa, i like, abbiamo vinto! Tutto a posto, andiamo a parlare live, poi ci sarà l'analisi tattica, ci sono delle cose tattiche... Dolciumi tattici che vi devo far vedere, perché a seconda dei terzini, le scelte di Spalletti, da New York, Valerio Fluido e tutto, che cosa state aspettando a iscrivervi a questo canale? Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @valeriofluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.